In questa puntata di Super Easy Italian impariamo l'alfabeto. A come armadio, B come barba, C come cassetto. D come divano. E come esercizi. Se volete imparare meglio da questa puntata, potete unirvi alla nostra comunità Patreon, dove troverete esercizi, audio lento e tanti altri materiali che potete utilizzare per studiare l'italiano. Se volete saperne di più, il link è in descrizione. F come forno o fornelli. Sì. E poi adesso noi stiamo facendo, sì, adesso stiamo lavorando sull'alfabeto, sì, tutte le lettere. Quindi se mi dai un secondo solamente, sì, perché dobbiamo fare G come giacca, sì, e poi procediamo con tutte le altre lettere, certo, sì, come per esempio H, ho una giacca e ricorda, non si pronuncia, no, non si pronuncia l'H, sì. E poi I, certamente arriviamo alla I di italiano. Sì. Sì. Ah, comunque sei bravo. Sì. Grazie. Ciao. L come limone, M come mela, N come non. Non mangiare i limoni così. O come occhio, P come patate, Q come quadro, che non c'è, R, non ricordo, S, sedia, T come tazza, U come uovo, e ricordiamo un uovo, due uova, V come vaso. Zeta come zampa. Dell'alfabeto? C'è una canzoncina in italiano? Per Sì. imparare l'alfabeto? Ah, non mi ricordo. Sicuramente c'è. Perché in inglese c'è. A, B, C, D, E, Ah, F, G, no. H, I, J, K, L, M, N, P. E tipo quando sei piccolo pensi che L, M, N è una lettera. Immagino. Pensavo che ci fosse una lettera che in realtà non c'è. Tipo, pensavo che il mio nome avesse sette lettere invece di sei. Non lo so, A, B, C, D. Ah, probabilmente c'è una canzoncina, ma non la ricordo. Puoi improvvisare. Posso improvvisare? No. Però magari anche senza canzoncina è comunque utile ascoltare tutto l'alfabeto in una volta in modo da potervi allenare. Quindi partiamo con A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z. Non pensavo di ricordarlo tutto in una volta. Che io stavo sudando. Uff. Vai. Dopo 38 anni, Solo alfabeto. sì. In più, ovviamente, ci sono i lunga, K, X e Y, che sono lettere che prevalentemente vengono usate per le parole straniere, come yogurt, yoga, Xilofono. X Factor. Sì, K come Kilimangiaro. O K come K2. La I lunga? La I lunga. La Juve. Cosa? La Juve. No, non sento. Una parola che inizia con la I Sì, lunga. quale? La Juve. Non sento. Juventus. Bah, no.
E voi, qual è la prima cosa che vedete e con che lettera inizia? Scrivetecelo in italiano nei commenti. Ciao! Ciao!